Hey Cooge, ben ritrovati dal vostro AndreLink91 in questo nuovo episodio di Pokémon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso. Siamo ancora all'inizio dell'avventura, abbiamo appena fatto la conoscenza del nostro compagno di squadra e abbiamo salvato un piccolo Caterpie da dei Pokémon maniaci. Quindi, continuiamo la nostra avventura, siamo andati a dormire ed è mattino, il mattino dopo. Improvvisamente si è alzato l'audio. Come immaginavo, sono ancora un Bulbasaur. Ma perché mi sono trasformato in un Pokémon? Niente da fare, non ne ho la più pallida idea. Invece, quel Pokémon si chiamava Marowak, se non sbaglio. Abbiamo deciso di formare una squadra di soccorso insieme, mi pare. Marowak, cosa starà facendo ora? Meglio andare a vedere. E qui noi prendiamo il controllo di Bulbasaur. Bene, bene. Se corriamo va solo più veloce, non è che zombetta in giro o cose varie. Anzi, non cammina neanche come una rana. Ma Marowak è qui fuori? Ma si è messo a dormire all'aperto, davanti a casa, come un maniaco stalker. Ah, oh no! Che succede, piccoletto? Ah, scusa! Ero così emozionato e ho deciso di aspettarti qua fuori. Sono qui dall'alba. A un certo punto devo essermi addormentato. Tu dici? Ma veniamo a noi. Oggi è gran giorno. La squadra di soccorso è ufficialmente operativa. Mettiamocela tutta. Ci manca solo una richiesta di soccorso su cui lavorare. Ah, giusto. Forse c'è qualcosa nella cassetta della posta. Sembrerebbe che sia piena. Ok, era piena. C'è il kit di base della squadra di soccorso. Ma come facevano a sapere che noi eravamo una squadra di soccorso? Ogni nuova squadra di soccorso ne riceve uno. Vediamo un po' cosa c'è. Contiene una targhetta di soccorso, un porta strumenti e anche una copia della gazzetta Pokémon. Ma dai! Quante cose utili ci hanno mandato. Allora, la targhetta di soccorso indica che siamo una squadra vera e propria. Così non ci scambiano per malviventi. Poi c'è porta strumenti, ci possiamo mettere gli strumenti che troveremo nei dungeon. Gli strumenti sono utilissimi, è vero. E infine la gazzetta Pokémon. La gazzetta Pokémon contiene informazioni indispensabili, ma non l'ho mai letta veramente. Vediamo. Ma non c'è nient'altro. Ah, peccato, volevo una richiesta di soccorso. Se qualcuno avesse bisogno di noi avremmo ricevuto una lettera, ma mi sa che nessuno ha ancora sentito parlare di noi. Beh, come biasimarli? Abbiamo appena aperto i battenti. Nani? Cos'è questo rumore? È Peripper! Clank. Vediamo un po'. Ma dai, dai, Pink, perché non dai un'occhiata? Ma c'eri tu, c'eri? Vediamo un po' cosa c'è. Che sia una richiesta di soccorso? Dai, guarda che c'è scritto. Un attimo! Non ho le dita prensili. Caterpie ci ha raccontato di voi due. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. I Magnemite sono nei guai. In una grotta si è formata una strana onda elettromagnetica e i nostri amici Magnemite si sono ritrovati attaccati insieme. Ma questa unione è insufficiente per formare Magneton. Senza un terzo Magnemite la loro forma rimarrà incompleta. Ok. Va bene, va bene. Secondo te dovremmo andare? Certo. Forza, si parte! Ovviamente non mostrerò tutto quello che c'è nei dungeon perché, vabbè, non è necessario. Oh, eccovi! I nostri amici sono in questa grotta. Dovrebbero trovarsi a piano meno 6. Aiutateli, per favore! Ma certo. Andiamo ad aiutarli subito. Grotta tua onda, piano meno 1. Per correre tieni premuto B e inclina il tasto direzionale L. Perché in teoria anche... Aspetta un po', non puoi ispezionare? Ah, quindi con l'analogico destro posso ispezionare una mela. Sì, serve appunto per rimanere a pancia piena. Un attimo una cosa, io avrei attacchi, sì, a raggio. Ah, non ce l'ho più di una casella? Scusatemi, però, allora Voltorb facciamo semibomba. Ok, è andato. Vai, proseguiamo, facciamo una cosa veloce. E Marowak anche sale di livello, a livello 6.
Eccoci arrivati. Poveri Magnemite, si compenetrano anche. Oh, eccoli lì, portiamoli in salvo. I nostri corpi sono separati. Gioia, gaudio, tripudio. Urrà. Urrà, sì, va bene. E voi due, ringraziate. Grazie di cuore per averci salvati. Mela grande, buono. Oggi abbiamo fatto un ottimo lavoro. Come, la prima missione è così finito? Domani continueremo con le nostre avventure. Ok. Dove mi trovo? Sto forse sognando? Ma qui c'è qualcuno. Chi sarà? Qualcuno che conosco? Non riesco a ricordare. Nulla di fatto. Un sogno premonitore? Ho come la sensazione di aver fatto un sogno, ma non riesco a ricordarmelo. Oh, beh, poco male. Comincia un nuovo giorno di missioni. Chissà se abbiamo ricevuto delle lettere. Meglio controllare la cassetta della posta. Eccola qui. Ma non c'è nessuna richiesta di soccorso. Ma c'è della posta. Buongiorno Link, Giampieri, eh? Ah, vero che già controllato se abbiamo della posta. E cosa hai trovato? Ci sono delle richieste di soccorso? Come nessuna richiesta? Ah, in fondo è normale. Abbiamo appena aperto la nostra attività. Non fa niente, dai. Che indici di andare in piazza Pokémon? All'ufficio postale Periper troveremo sicuramente delle richieste di soccorso. Piazza Pokémon è di là. Vieni. Certo che vengo. E ora ci dovrebbe elencare tutto quanto quello che c'è nella piazza. Ecco i magazzini Kecleon. Qui si possono comprare e vendere strumenti. Questa è la banca Persian. Puoi metterci i tuoi risparmi. Ovviamente Persian, quale altro Pokémon se no? Qui c'è la combiteca Gulpin. Te la consiglio se vuoi combinare le mosse. Come? A cosa serve? Beh, se combini delle mosse potrai usarle nello stesso turno. Ti consiglio di chiedere direttamente a Gulpin se vuoi saperne di più. Ci sarà utile contro i boss. Anche perché non l'ho mai usato, a dire il vero. Questo è il deposito Kangaskhan. Se lasci qui i tuoi strumenti non andranno persi. Prima di entrare in un dungeon ti consiglio di lasciare qui gli strumenti importanti. Grazie. E per di qua c'è Dojo Makuhita. Oh, facci un salto se vuoi allenarti o imparare come muoverti nei dungeon. Allora, che ne pensi? Hai visto quanti negozi? Già. Per concludere, manca solo l'ufficio postale Periper. Si trova poco più avanti. Ho sentito che lì si possono ottenere informazioni sulle richieste di soccorso. Andiamo a vedere. Ma se io andassi di qua invece che c'è Whiscash! Ciao! Ok, è un grosso problema che si aprono voragini e mi. E si angoscia per i piccoli! No! Ma l'ho spinto via davvero! Ma si spinge via! Perché lo spingi via? Ma non è normale sta cosa! Invece Stabble no, rimane lì fermo, impassibile! Come una statua di bronzo! Ci siamo! Ecco l'ufficio postale Periper! Figo! Qui si possono trovare tutte le informazioni sui Pokémon bisognosi d'aiuto. Guarda, vedi questa bacheca? È qui che vengono affisse tutte le richieste di soccorso. Perché non ci dai un'occhiata? Vedi bacheca. Bosco fiorito, tua nonna, beh, sasso celebre, ok, prendiamole tutte, facciamole tutte. È un ottimo modo per far conoscere la nostra squadra, accettare richieste di soccorso della bacheca. Quella strada porta ai dungeon, certo che porta ai dungeon. Ne ho tre per grotta tua nonna, andiamo! Ok, abbiamo concluso le nostre
richieste che ci sono per questo dungeon, quindi possiamo uscire e magari fare anche quella del bosco. Gelatina arcobaleno. Queste, se non sbaglio, aumentano le statistiche? Non ricordo di preciso. Ci ho giocato solo 2 volte e non ricordo neanche, a dire il vero, gli altri mystery dungeon. Ho giocato tutti i mystery dungeon, tranne appunto i doppioni, però non ho giocato quelli per 3DS. Devo ancora giocarci. Però intanto l'ho già recuperati perché collezionismo. Fiocco d'oro. Ah, non ricordo di un oggetto del genere. Bandana zinco. Ah, ok, ok, ora ha senso. Bene, è un nuovo giorno. Ho ancora una richiesta accettata. Terremoto. Ma che succede? Una buca qui, una buca qui, una buca anche qui. Che gioia, scavare buche è uno spasso. Ah, un momento, ma dove sono finito? Ehi, tutto bene? Ah, scusate, io sono Diglett. Stavo giocando a scavare tunnel davanti all'ufficio postale Periper. Ma sapete com'è? Una buca tira l'altra e mi sono ritrovato qua giù. Vi chiedo scusa per aver riempito di buche anche il vostro bel giardino. Tranquillo, tranquillo, che sarà mai qualche buca qua e là. Ah, quindi le ripari tu, Marowak, e non io? Oh, quindi non ve la siete presa? No, ma vacci piano con le buche, se no non si potrà più camminare da queste parti. Va bene, grazie tante. Beh, ora vi saluto, nuovi tunnel mi aspettano. Cercherò di ricordarmi di coprire le buche che ho fatto, ma non prometto niente. Ciao ciao. Intanto copri quella, per favore. Screanzato. Clunk. Una buca qui, ci posso cascare? No. Oh sì, invece, ci posso cascare. Questa è magia. Ok, gazzetta Pokémon. 2 allena ticket bronzo per il dojo Makuhita. Ho altre richieste per la grotta tua nonda che intendo assolutamente fare. Andiamo. E così passa un altro giorno. Attenzione. Di nuovo lo stesso sogno? E di nuovo questa presenza. Come sta dicendo qualcosa? Non capisco, ma che sta dicendo? Oh, qui trema tutto! È un terremoto? Aiuto, sempre più forte! Certo che per essere un sogno è davvero realistico. Già, un po' troppo. Il mattino dopo. È permesso, c'è qualcuno? Salve, tu sei Link, vero? Oh, giusto, non puoi vederci. Che scortesi che siamo, che scortesi! Voilà, là, ciao! Piacere, noi siamo Dugtrio. La scorsa notte durante il terremoto è successa una cosa terribile. Il nostro piccolo Diglett è stato attaccato. Come hanno attaccato Diglett? Un Pokémon se l'è preso e l'ha portato sul picco di un'alta montagna. E noi, beh, certe volte non riusciamo di certo a raggiungerle. Ecco perché abbiamo deciso di chiedere aiuto a te, Link. Il Pokémon che ha rapito Diglett si chiama Skarmory. È una farabutta, una canaglia patentata. Devi stare attento. Aiutaci, te ne preghiamo. Beh, adesso ne andiamo. Saluti! Ovviamente hanno 3 voci diverse perché sono 3 Diglett uniti. È accaduto tutto così in fretta che non ho avuto neanche il tempo di rispondere. Ma se hanno davvero rapito Diglett, non posso certo tirarmi indietro. Forza, bisogna darsi da fare. Assolutamente. Andiamo a salvare Diglett, la prima cosa da fare. Buongiorno, Link. Come? Qualcuno ti ha chiesto aiuto per una missione di soccorso. Proprio così. Il nostro piccolo Diglett è stato rapito. L'hanno portato sulla vetta del Montacciaio. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Vi imploriamo. Ok, però lui copre le buche, lui è civile. Capisco. Diglett era quel Pokémon che si era messo a fare buche da queste parti. Quindi qualcuno l'ha rapito? Questa storia non mi piace. Andiamo a salvarlo. Vai, andiamo. E la demo finiva qui. Ora puoi esplorare il Montacciaio. Avrei anche Bosco Fiorito una richiesta, però dopo finisce.
Quindi andiamo a Montacciaio. Finisce la giornata lavorativa, diciamo. La fanno facile qua a Pokémon, eh? Eccoci, questo è il Montacciaio. Quindi Diglett è stato portato sulla vetta. Proprio così. La vetta è a piano 9, grazie dell'aiuto. E buona fortuna, ci vediamo. Ok, andiamo. Certo, però non mi rubare la mia catchphrase. Ok. Vediamo dei Baltoi. Che eccolo qua. Ciao. È scomparso. Allora, quanta roba c'è qui sopra? Che succede? Dov'è la festa? Te ti faccio semibomba. Perché non so che altro fargli. Tipo psico acciaio. Vai, semibomba. L'ha fatto in automatico. Ah, perché Cleclion. Ci picchia. Che cosa vendi? Potrei anche rubare da Cleclion, sapete? Però se ti prende, ti fa male. Si può batterlo, eh? Si può farcela a batterlo, ma devi avere un livello piuttosto alto. Una volta ho preso e sono scappato, ma non volevo farlo. Mi ha torzato talmente male. Io cerco di combattere contro tutti, raga, perché almeno salgo di livello. Eccoci, siamo arrivati a piano 9. Qui c'è la prima vera boss fight del gioco. Guarda, Link, ecco Diglett. Ehi, stai bene? Siamo qui per aiutarti. Ho paura. Ehi, voi, che ci fate qui? Siamo qui per salvare Diglett. Skarmory, smettila di comportarti così e libera subito Diglett. Come osate dare la colpa a me? Sono loro a essere nel torto, loro! Io ho paura dei terremoti, ultimamente ce n'è uno ogni... Beh, ogni notte. Sapete da quant'è che non chiudo occhio? E di chi sarà mai la colpa? Ovvio, di questo marmocchio e del suo parentado. Ho i miei dubbi al riguardo. Non si può negare che ci siano stati molti terremoti ultimamente, ma per quanto scatenata, dubito che sia la famiglia di Diglett a causarli. Silenzio! Le vostre scuse non mi interessano, fatevi sotto! È tutto inutile. Skarmory è troppo agitata, non ragiona più. Non ci resta che lottare. Wow. Allora, io andrei invece di qua. Vai. Ok, a questo punto c'è una cosa che si può fare. Gli strumenti, porta strumenti. Grave roccia, lancia. Gli fa un bel po' di danno, eh. Ok, ferro artigli. Allora io faccio parasso. Beccata invece mi fa male. Molto male. Allora, avrei un Revital Seme. Mangia. Link, ovviamente. Sto a prenderci danno. Ah, ok, no, pensavo che non mi ricaricasse. Mi stavo prendendo un colpo. Allora, te facciamo semebomba. Che non è... Ah, allora vado con le Gravel Roccia? No, però mi segue. Accidenti a lei. Ah, però non ha fatto nulla. Allora, Gravel Roccia, anche a te. No, eccotela. Ok, niente. Ancora Gravel Roccia. La Parassi Seme sta facendo qualcosa. Revital Seme, ovvio. Vai. No, Baccarancia. Gravel Roccia. Ma Parassi Seme ha colpito perché mi pare di averla colpita con Parassi Seme. Vabbè, non importa comunque se abbiamo vinto. Ah, basta, basta, avete vinto. Me ne vado. Ma Diglett come ce lo riprendiamo? Perché è dall'altra parte. Abbiamo scacciato Skarmory. Va tutto bene adesso. Vieni qui, su. Non posso, non riesco a muovermi, ho paura. Ok, non temere. Stiamo arrivando, aspettaci. Oh. Wow, che precipizio, non ne vedo nemmeno il fondo.
Che facciamo, Link? Dobbiamo raggiungere Diglett. Oh, ciao, siete Magnemite che abbiamo salvato. Beh, grattacciaio. Siamo stati informati. Possiamo salvare noi, Diglett. Aggrappati a noi. Non avere paura, non ti daremo la scossa. Param! Vela Aurora, è una macchina tecnica? Ho avuto una FIFA blu! Ero così in alto per aria! Mi sembra ancora di avere i piedi a penzoloni! I piedi? I piedi? Ma ce li hai i piedi? L'importante è accorgersi di un uovo al sicuro. Sì, in effetti Diglett è una talpa, quindi ha le zampe. Certo, grazie mille! Oh, il nostro piccolino sano e salvo, evviva, evviva! Cos'è stato? Chi ha parlato? Oh, giusto, non potete vederci! Che scortesi che siamo, che scortesi! Eccoci qui, siamo noi, Dugtrio! Oh, papi! Diglett, eravamo così in pensiero, stai bene, vero? Sì, ho avuto una FIFA matta, ma ora è tutto a posto. Ed è tutto merito della squadra di Link. Vi ringraziamo di cuore. Avete salvato il nostro piccolo. I nostri amici Magnemite sono stati fondamentali in questa impresa. Senza il loro aiuto la nostra missione non sarebbe andata a buon fine. Oh, che scortesi che siamo, che scortesi. Grazie, grazie di tutto cuore. Figuratevi, era nostro dovere aiutarvi. E poi, non vi pare che ci sia una certa affinità tra noi e voi? Entrambe le nostre forme evolute sono composte da tre unità. In fondo tra poco bisogna aiutarsi a vicenda, no? Siamo commossi. Grazie, grazie a tutti e due. Link, adesso dobbiamo andare. Marowak, grazie di cuore. Arrivederci. Atremax, seme salute e 800 poké. Anche noi ce ne andiamo. Un momento, aspettate. Che c'è? Beh, perché non entrate anche voi nella nostra squadra? La vostra squadra? Proprio così! Senza di voi non avremmo potuto portare a termine l'ultima missione. Sento che potremmo aver bisogno del vostro aiuto anche in futuro. Non sei d'accordo, Link? Sì, ben vengano nuovi compagni. Allora, che ve ne pare? Volete diventare i nostri compagni di squadra? Far parte di una squadra di soccorso. Che idea interessante! Ma se avrete bisogno di noi per qualche missione di soccorso, dovremmo avere un posto qui intorno dove sistemarci. Conoscete qualche luogo da queste parti in cui potremmo vivere? No, in realtà no. Oh, capisco. Peccato. Mi dispiace, ma allora non possiamo unirci a voi. Ci si vede? Eh già. Ah, che peccato. Però non li biasimo. Ci serve che i nostri amici siano vicini a noi per le missioni di emergenza. Se vogliamo che qualcuno si unisca a noi, ci serve un posto in cui possano stare. Ah, perché non ci ho pensato prima? Domattina andiamo in piazza Pokémon. Lì c'è un posto interessante che si chiama Chiosco Wigglytuff. L'altro giorno era ancora chiuso, ma penso che domani sarà aperto. È a due passi dalla banca Persian. Di solito al bancone c'è Wigglytuff. Forse lui saprà darci qualche informazione interessante. Ok, allora domani si va in piazza Pokémon. Ci vediamo! E noi ci andremo domani, Cuj. Vediamo un po' che succede stanotte, invece, se abbiamo un altro dei nostri sogni. Eccolo di nuovo. Sempre lo stesso sogno. Cos'è quella figura? Chi sarà mai? Questa volta riesco a sentire qualcosa. Come dici? Un essere umano. La mia missione. Aspetta, dimmi di più! Accidenti, si sta dissolvendo. Già. E il mattino dopo ci svegliamo come se nulla fosse accaduto in realtà. Bene, Cuccio, questo video termina qui. Io, come sempre, vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo ovviamente che in descrizione c'è il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Bye bye!